presenterò proprio brevemente i brani che eseguiremo nella serata, appunto nel corso della serata. Abbiamo dedicato il nostro concerto a compositori del Novecento, come vi hanno anticipato, nativi o del Sud America o dell'Italia. Quindi abbiamo deciso di affiancare queste due zone ed è proprio con il Sud America che iniziamo il concerto, con un compositore argentino che si chiama Pujol, Máximo Diego Pujol, che ha scritto una suite intitolata Suite Buenos Aires, dedicata alla sua città natale. Eseguiremo due movimenti, Palermo e Pompeia. Thank you.
voliamo in Brasile con un compositore che si chiama Celso Machado, che ha scritto proprio in omaggio a quella che è la musica brasiliana, una suite composta da 5 brani che vi facciamo sentire, che intitola proprio Musica Popolare Brasiliana. Thank you.
torniamo in Italia, eseguiremo ora un brano che ha scritto mio papà, Giovanni Podera, nel 2015. È un brano intitolato Danza Evocativa ed è stato composto insieme ad un'altra serie di composizioni in onore di una manifestazione fatta a Bergamo per ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. È infatti un brano che ad libitum prevede anche la presenza di una voce recitante, una voce che recita appunto una parte del testo. Noi questa sera vi faremo sentire la parte strumentale. Danza evocativa. Thank you.
ritorniamo nuovamente in Argentina, questa volta con Astor Piazzolla. Astor Piazzolla ha scritto questa suite intitolata Suite Histoire du Tango, posta per la formazione originale per flauto e chitarra. Come dice il titolo, Storia del Tango, in questa suite Piazzolla vuole raccontare proprio quella che è stata l'evoluzione del tango del Novecento, quindi non è più solo un tango da ballare, ma diventa anche un tango da ascoltare nelle sale da concerto. E ha composto appunto questa suite che è strutturata in 4 movimenti. Thank you.
torniamo in Italia, in realtà per l'ultimo brano. Abbiamo scelto di chiudere il concerto con una delle melodie per noi più belle, più famose di Ennio Morricone, che è il tema di Gabriel Sobo e dal film Mission. Però con qualcosa di ben più celebre della suite che vi abbiamo fatto ascoltare in precedenza. Thank you.
Abbiamo visto che non si alza nessuno, ne approfittiamo. È sempre un brano molto famoso di Astor Piazzolla, sicuramente. Però un altro genere. Sì, molto più tranquillo. Sentivo che qualcuno diceva mentre diceva questa cosa si scorda, in realtà ci sono dei brani in cui... Sì, esatto, c'è una tonalità che è re minore e la chitarra suona meglio scordando l'ultima corda che appunto è il re. Quindi è un tempo tecnico.